You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Con la doppia Notte Bianca in corso Cavour e Viale Pola si sono avviate ufficialmente lo scorso 7 dicembre 2014 le attività del calendario delle iniziative natalizie promosse dall'amministrazione comunale di Ostuni. Natale insieme è il titolo del calendario che accompagnerà i cittadini di Ostuni e i turisti attraverso itinerari che spaziano dal divertimento alla religiosità, alla musica e alla cultura. La prima cosa che mi viene da dire è auguri per le prossime festività, che mi auguro i cittadini ostunesi passino in modo sereno e tranquillo con i loro cari e in giro per Ostuni, dove abbiamo organizzato un calendario denso di appuntamenti e di incontri sia musicali che non. Iniziamo questo periodo natalizio in piazza e Corso Cavour, attrezzata anche per i bambini, perché in piazzetta lì ci sono i bambini che giocano con dei giochi. Ci siamo fatti in quattro per cercare cercando di non spendere tanto, di fare un calendario che potesse essere fruibile da tutti. Io credo che dopo tanti sforzi ci siamo riusciti, adesso è consultabile online, dalla prossima settimana saranno in giro le brochure, ne stiamo facendo stampare 10.000, quindi verranno distribuite in tutti i locali commerciali, in tutti i bar, gli alberghi, in modo che sia gli ostunesi che i turisti, che mi auguro in grosse frotte affolleranno la nostra città, possano vedere e consultare i vari appuntamenti. Nella serata del 7 dicembre, spazio al divertimento con la Notte Bianca e di Corso Cavour, organizzata dal gruppo folk Città di Ostuni in collaborazione con i commercianti della zona. Siamo stati entusiasti quando i commercianti di questo corso ci hanno voluto coinvolgere e gli abbiamo detto subito di sì, perché sappiamo che qui c'è tutta la storia di Ostuni, è un corso eccezionale, ci sono tanti negozi. Adesso il gruppo folk Città di Ostuni a che cosa si sta preparando per questo? Queste festività natalizie, cosa bolle in pentola, oltre insomma all'appuntamento classico della Befana ormai? Sappiamo già tutti, la cittadinanza lo sta aspettando, siamo arrivati già alla sesta edizione, quindi vive via la Befana. Torneremo di nuovo nell'area mercatale, dove lì ci sarà una giornata magica per i bambini, ci saranno tanti giochi, tante attrazioni, comunque non voglio dire tutto, ne parleremo più in là. Intanto in bocca al lupo per questo bel gruppo che ha creato e che comunque continua ad andare avanti con le tradizioni popolari ostunesi. No, crepi il lupo, ma un grazie lo dobbiamo sempre dire a questi ragazzi, a questi giovani che portano avanti ancora i valori dei nostri nonni. E sappiamo tutti i sacrifici che fanno, però le soddisfazioni poi sono questi qua, nel momento in cui loro si esibiscono la gente li apprezza e li applaude. A Viale Pola musica ed intrattenimento sono state a cura del gruppo folk Pannone La Città Bianca. Siamo a Viale Pola, continua il nostro viaggio all'interno della Notte Bianca su Ostuni Notizie. Incontriamo un altro membro di un'altra associazione, ci troviamo in compagnia di Angelo Cagliandro, presidente dell'associazione Pannone Folk, che praticamente, tecnicamente non so cosa stia facendo, però questi vapori che escono da questa padella, insomma, mi rendono alquanto, diciamo, brillo. Ecco, che cosa stai facendo, Angelo? Guarda, stiamo preparando il vin brûlé, è aromatizzato e caldo. Ed è buono soprattutto in questo periodo dove non fa tanto freddo, non fa tanto caldo, abbiamo una temperatura mite, quindi
possiamo degustarlo anche non caldissimo magari. Sì, sì, anche non caldissimo, è anche buono per chi ha il raffreddore giustamente anche. Ah, solo bene, va bene, quindi è un buon metodo naturale. Parliamo di questa Notte Bianca, per la prima volta la organizzate voi insieme agli esercizi commerciali di Viale Pola, anche insieme all'amministrazione comunale. Come sta andando? Guardando l'affluenza della gente, davvero la serata è andata bene. Spero che anche il 14 ci saremo ancora e credo che anche il 14 ci sarà un'affluenza abbastanza grande. Voi oltre a preparare queste buone cose state anche proponendo i balli e i canti della nostra terra, quindi continuate a far sentire le canzoni. Sì, sì, anche le nostre canzoni, i nostri balli. Giustamente ancora non siamo, diciamo, pronti con i vestiti, con i vestiti tradizionali. Con i vestiti tradizionali usciremo nella prossima estate, diciamo. Il presepe vivente a che punto è? Pronto? Ci stiamo lavorando, però è quasi pronto. I giorni sono il 26, il 27, il 28 dicembre e il 6 gennaio. Non anticipiamo niente, gli amici che ascoltano sulle notizie, però andremo a trovare, insomma, Angelo e i ragazzi all'interno dell'associazione. Intanto dalla Notte Bianca di Ostuni è tutto, ci rivediamo ai prossimi appuntamenti con il Natale ad Ostuni, sempre su Ostuni Notizie. Buona serata a tutti. Fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.